Adesso leggeremo il documento che abbiamo realizzato con le nostre riunioni. Il documento che presentiamo non è esaustivo né definitivo. Esso vuole essere un breve elenco di espressioni di sensibilità che i giovani della provincia di Venezia hanno raccolto in merito a settori in cui la regione ha già fatto molto. Con il seguente, da parte nostra, ci assumiamo la responsabilità di continuare il percorso che ci siamo prefissati, ossia essere l'anello di congiunzione tra chi ha la responsabilità di governo e cittadini, da parte del nostro candidato di riferimento, Renato Chisso, il relazionarsi per noi, per vedere realizzato il più ampio numero di progetti politici e per non lasciare questo duro compito solo sulle spalle degli amministratori eletti. Primo punto, agevolazioni fiscali giovani. Promuovere agevolazioni fiscali per le abitazioni anche pensando ad un'edilizia che venga incontro ai problemi dei giovani. Risolvere il problema degli appartamenti sfitti attraverso lo studio di un contributo per favorire l'assegnazione di tali alloggi ai giovani, anche agevolandone l'eventuale acquisto. I giovani sentono l'esigenza di facilitazioni per l'accesso al credito. Secondo punto, trasporti pubblici. Chiediamo alla Regione di premere sull'acceleratore della metropolitana regionale per avere un sistema coordinato gomma-rotaia che ci faccia dimenticare i deficit del passato. Per evitare il nomadismo notturno e limitare le stragi del sabato sera, auspichiamo lo studio di tariffe calmierate per dei taxi per i giovani in certi periodi e un incentivo per la creazione di società per il servizio dell'autista a domicilio. Terzo punto, comunicazione e internet. Lo iato infrastrutturale e culturale che ci impedisce di essere allo stesso livello dei paesi più avanzati del mondo, il famoso digital divide, deve essere inteso come un problema da affrontare prioritariamente. L'avere accesso ad un servizio di connessione efficiente e moderno non va visto come un semplice capriccio delle nuove generazioni o di qualche azienda high-tech, bensì una necessità al pari dell'accesso all'acqua e alla corrente elettrica. L'esperienza della realizzazione di infrastrutture moderne ed efficienti in tempi brevissimi deve essere riprodotta per fornire questo servizio a tutti i cittadini. Luoghi di aggregazione. La creazione di centri polifunzionali per l'aggregazione giovanile deve essere diffusa su tutto il territorio. La Regione può farsi promotrice di questa diffusione capillare. Le future stazioni della metropolitana regionale potrebbero essere impiegate anche a tale scopo. Ultimo punto, giovani e burocrazia. Uno snellimento generale delle pratiche burocratiche, con una più chiarezza per l'accesso ai fondi, una maggiore pubblicità delle iniziative regionali a favore dei giovani e una migliore accessibilità ai servizi della Regione. Adesso il documento verrà firmato dall'assessore Renato Chisso. In fede, condividendoli, firmo. Avendoli letti prima, questo è l'inno per tutti noi. Voi che conoscete il dialetto ma anche l'inglese, sentite la profondità di queste parole, è una poesia. I Queen, ricordate? Sentite cosa dicono. Siamo tutti noi!